Lasciamo la parola ai nostri studenti e universitari, si presentano. Venite, venite pure sopra, ragazzi. Buongiorno Padova! Oggi ci ritroviamo di nuovo qua, di sabato, sia studenti delle scuole superiori e dei licei che studenti universitari. Per chi non lo sapesse, da ormai 3 giorni all'Università di Torino dei dissidenti, dei pericolosi Novax, dei fascisti, sono entrati nel rettorato, nell'aula magna, e la stanno occupando. E anche all'Università di Milano e di Napoli stanno iniziando seriamente a darsi delle botte. Dobbiamo prendere esempio da loro. Oggi sono qui con 2 studenti universitari che vi racconteranno la loro esperienza col Green Pass. Passerei la parola a Daniel Marco Garcia, fategli un bel applauso. Grazie, grazie. Io sono uno studente di conservatorio e non sono universitario come gli altri ragazzi, però credo di poter dire che la situazione è davvero imbarazzante. È un bel periodo, saranno 2 mesi, 2 mesi che non entro nella struttura, e sono davvero dispiaciuto perché nel momento in cui ho tentato più volte di entrare nella struttura sono stato veramente preso di mira, e è una vergogna inaccettabile questa, perché all'interno di una struttura come quella di un conservatorio, in cui si dovrebbe essere comunque tutelati in quanto studenti, si è trattati, se non si ha questo dannato pass, come delle persone sbagliate, come delle persone che non hanno le credenziali per entrare in un luogo. E questo è totalmente inappropriato e inaccettabile. Non avrei mai pensato nel 2022 che avremmo potuto imbatterci in una situazione del genere. È una vergogna. Una vergogna. Oltretutto, siccome dice anche la signora, noi tutti paghiamo delle tasse puntualmente, e quindi nonostante si paghino queste tasse ci troviamo comunque a essere esclusi in caso non ci allineiamo a questo diktat, ecco, per così dire. Sono successe tante cose, ci sarebbero tante parole da spendere perché sono successe veramente molte cose. Noi lottiamo tutti i giorni, come loro, studenti universitari. Io sono un pianista, suono il pianoforte, studio da una vita e cerco di dare veramente il mio meglio perché... È una vita anche perché sei anziano. Ha una vita... Che sei anziano? Sì, 26 anni, vabbè, non sono vecchissimo, neanche giovanissimo. Beh. Mi dicono dimostro un pochino meno, quindi. Però ecco, io credo nella musica, credo nel bene, e sono certo che chi è qui, la maggior parte, perché purtroppo queste piazze dovrebbero essere riunione di persone vere, di persone che sanno cos'è il bene, e invece spesso ci ritroviamo accerchiati da persone che non hanno nulla a che vedere con il bene. Quindi, però noi siamo consapevoli di questo e io sono certo che sono dalla parte del bene e tutti i giorni studio e mi impegno perché sogno un mondo migliore. Grazie. Bravissimo.
Detto ciò, passo la parola a una studentessa universitaria, studia all'Università di Padova. È una ragazza molto intelligente, molto determinata. Date un caloroso applauso a Laura Basso. Salve a tutti, sono Laura Basso, ho 20 anni e studio storia presso l'Università degli Studi di Padova. Io sono italo-croata e vorrei fare due parole sulla realtà in Croazia paragonata con quella in Italia attualmente. Dunque, il 6 agosto del 2021 il Green Pass è stato approvato dal governo Draghi. Io all'epoca mi trovavo in Croazia già da qualche mese, fondamentalmente stavo conducendo una vita all'insegna della normalità quotidiana, nel senso che potevo entrare liberamente all'interno di ogni locale, non mi sentivo discriminata, emarginata, trattata come un'appestata ingiustificatamente. Sta di fatto che il 6 agosto ho capito che la mia vita sarebbe cambiata una volta rientrata in Italia. Probabilmente sarebbe stato molto più semplice vaccinarmi e stare alle regole, come si suol dire, ma io ho deciso di continuare il mio percorso in maniera determinata. E nel momento in cui sono tornata in Italia, appunto, ho trovato delle persone che erano mie amiche che mi hanno voltato le spalle, ho trovato un'università che mi chiudeva le porte, non avevo più posto dove studiare, non potevo andare in aula studio, in biblioteca, in mensa. Quindi di tutta la mia giornata l'unica cosa che mi rimaneva da fare, l'unica cosa che potevo fare era la spesa. Quindi, ecco, in sostanza quello che è successo è, secondo me, una catastrofe. E tra l'altro, parlandovi da studentessa, posso dirvi che appunto molti studenti, molti ragazzi, coetanei e non, stanno concretamente pensando di abbandonare gli studi, addirittura di lasciare l'Italia, perché qui non riescono più a studiare. Non riescono più a studiare, perché non hanno il posto dove farlo, soprattutto gli studenti fuori sede, o perché emotivamente e moralmente non riescono più ad andare avanti, soprattutto in un momento in cui dal 1 febbraio l'Italia imporrà l'ennesima mazzata ai diritti, alla Costituzione, allo Stato di diritto, un momento in cui l'Italia ci dirà che non potremo più entrare nei negozi, le altre nazioni invece stanno ben pensando di rimuovere ogni restrizione, di rimuovere il Green Pass, che comunque non ha nessun uso sanitario. E ricordiamolo, come ha detto soltanto due settimane fa Giorgia Meloni, che sostanzialmente è uno strumento, diciamo, il cui controllo appartiene al Ministero della Finanza e non a quello della Salute, cosa che noi sapevamo già da mesi. Quindi, in un momento in cui appunto la Croazia, come la Danimarca, come la Spagna, come l'Inghilterra, lo stesso Israele, stanno decidendo di rimuovere il Green Pass e ogni altra vessazione quotidiana, ogni altra imposizione, noi invece siamo ridotti così. E siamo ridotti così perché? Perché fondamentalmente, goccia dopo goccia, passo dopo passo, in una progressione lenta, hanno permesso questa progressiva accettazione di ogni aggiuntiva restrizione. E purtroppo il popolo italiano non si è dimostrato sempre unito, perché vorrei condurvi ad una riflessione: se noi all'inizio di tutto questo, e non parlo del 15 ottobre, ma il 6 di agosto, tutti coesi, uniti, avessimo fermato questo paese, ci fossimo fermati tutti in maniera unita, forse adesso non saremmo presi così e non ci avrebbe rimesso nessuno. Però molti hanno deciso di cedere, di piegarsi, pensando che fondamentalmente l'obbedienza avrebbe condotto ad una situazione migliore. Falso, clamorosamente falso. Quindi ecco, volevo anche precisare che la tecnica del governo alla fine è sempre la stessa, ovvero mandano fuori una notizia secondo cui super Green Pass a tutti, allora panico generale e sommosse, però poi capiscono che fondamentalmente se realmente imponessero un obbligo del genere ci sarebbe a livello nazionale un'escalation di proteste che probabilmente non riuscirebbero a gestire. Allora tirano il sasso, nascondono la mano e poi fanno dietro front. Esattamente la stessa cosa che hanno fatto per i supermercati, per i famosi beni di prima necessità. Quindi sembrava quasi come se il commesso di turno dovesse controllare la spesa del Novax, del presunto Novax,
fascista, esatto, come dice Pietro, perché ormai la comparazione è quella, e appunto impedirgli di acquistare beni non di prima necessità. Cioè, siamo veramente all'assurdo, sembra una barzelletta anche non molto divertente. Quindi ecco, quello che voglio dirvi è che vi voglio invitare a essere coesi, uniti e determinati, soprattutto dal 1 febbraio, di non lasciarvi abbattere da niente, perché siamo in tanti, siamo più di quanti pensiamo, anche se molti non sono in questa piazza e neanche nelle altre piazze. E voglio anche precisare che, voglio farvi ricordare che quanto più le regole, le leggi di uno Stato, di un governo, si fanno più folli e più assurde, tanto più quello stesso governo è prossimo al collasso. Bravo. Sì. Beh, vi ringrazio e dico soltanto un'ultima cosa, essendo appunto, avendo anche origini balcaniche, c'era una frase che dicevano coloro che hanno liberato la Jugoslavia, ovvero smrt fascismo sloboda narodu, ovvero morte al fascismo e libertà al popolo. Grazie. Brava.